Ragazzi, devo fare un discorso molto serio, ma ha dato un po' fastidio, quindi ne voglio parlare con voi e poi iniziamo con la puntata speciale. Ci sarà Player D che verrà ospite oggi con noi qua, perché parleremo della Brawl Stars Championship, del mondiale di Brawl Stars. E ovviamente parleremo anche di quello che è successo, ma prima vorrei farvi un discorso. Sinceramente, è una cosa che mi ha dato fastidio. Mi ha dato fastidio il fatto che io ho creato un video dove davo dei miei predict, quindi si può indovinare o sbagliare. Gli SK Gaming probabilmente devono arrivare in finale, invece hanno perso a sorpresa con i tribe del Nord America, tribe Europa contro i Navi. Ci aspettavamo un po' tutti la vittoria dei tribe, invece i Navi hanno distrutto i tribe, a quanto pare. Cioè, è successo di tutto, quindi mi ha dato molto fastidio il fatto che un paio di persone mi hanno commentato scrivendomi, ad esempio: io mi disiscrivo dal tuo canale perché mi hai fatto sbagliare tutti i risultati. Cioè, una persona si può iscrivere solamente per un predict, non ha senso. Se uno si iscrive al canale di Sparks perché gli piace Sparks o gli piacciono i contenuti di Sparks, non perché c'è un predict Juventus-Milan, vince il Milan invece da Juventus, smettiamo di seguire Sparks che ha vinto. Che cosa c'entra? Comunque, ci tenevo a dire questa cosa. Oggi, quando faremo i nuovi predict, e ne parleremo anche insieme a Player D quando arriverà, faremo dei predict, quindi mi raccomando, se volete seguirli, faremo dei predict anche insieme a lui. Quindi predict che tra l'altro ha fatto anche oggi insieme a Ferre in live. Quindi se volete seguire questi predict, fatelo. Se non volete seguirlo, non fatelo. Detto questo, iniziamo subito con il mondiale. Bella a tutti ragazzi e benvenuti, siamo qui io e Player D e siamo pronti a parlare di quello che è il mondiale di Brawl Stars che è successo oggi. Allora, io ho preparato degli overlay, ho messo delle frasi, ad esempio adesso abbiamo inizia il mondiale di Brawl Stars. Quando c'è il TG ragazzi, escono i titoli in sovraimpressione e parlano di quella cosa. Ad esempio noi adesso parliamo di quello che è stato l'inizio del mondiale di quest'anno. Facciamo una piccola domanda intanto al nostro Dani, lo chiamo Player D perché sennò siamo doppi Dani, non lo so. Sì, infatti, sennò poi la gente non capisce. Player o Player D? Player D, sì, sì, okay. La D di Daniele che fai. Okay. Io ho visto oggi che si swappa la lettera finale, Player N, Player F. Sì, va un po' a sentimento. Okay. Innanzitutto, come ti è sembrato l'inizio di questo mondiale? Allora, io ho visto tanta roba, ma voglio lasciarti parlare a te. Allora, l'inizio mondiale è assurdo, nel senso che cose inaspettate soprattutto, perché finalmente c'è stato lo scontro tra i team europei, no, che siamo abituati a vedere, e soprattutto, vabbè, parlo per me, abituati a commentare, perché l'ho commentato per tutto l'anno, anzi per 2 anni, e contro finalmente team che non avevo mai visto, o che almeno avevo visto pochissime volte, che magari non sapevo come potevano giocare, che brawler mettere, tutto un po'. E sì, ci hanno sorpreso. Perché poi lo diremo dopo, magari non lancio subito la notizia incredibile che è quella del giorno, però insomma ci hanno sorpreso, diciamo così. Poi abbiamo visto anche l'esordio del nuovo brawler di Lola, a quanto pare non è male veramente. Se non sbaglio, Lola è stata vista solo nel primo match. Poi non è stata vista più. Mi farei 2 domande, perché nel primo match l'hanno usata tutta la partita, sì, e poi gli altri hanno detto no, Lola non la vogliamo vedere. Perché era veramente solo di Lola. Lola in tutte le mappe, ragazzi, è un brawler fortissimo, ha una meccanica devastante. Ottenere la skin di Jessie è impossibile? Questa è la domanda che tutti si stanno chiedendo, no? Okay. Allora, se volete vi rispondo, proprio tanto l'abbiamo detto. Prima vogliamo sapere da Dani però come sta andando il tuo tragitto nel cammino dei trofei di questo mondiale. Allora, il mio è disastroso al momento, perché oggi ho fatto 0 su 4, ovvero 0 prediction azzeccate su 4, ma per fortuna mi sono salvato un po' con alcune domande, che infatti tanti in chat mi hanno ringraziato perché l'ho azzeccato e poi riferite a chi c'era. Per fortuna ho azzeccato un po' di domande. Aspetta, quanti punti stai ora? 170. Io c'ho 159. Oh. Tu hai 11 punti in più di me. Allora, questi 11 punti da dove sono usciti ora? No, vabbè. Io sono dalla camicia e la giacca. Domani camicia, anche se non sono in live, metto una camicia in casa. Comunque, io devo essere sincero, ho fatto la stessa cosa tua. Nel senso, ma non perché ho sbagliato, ma perché ero curioso di sapere se sbagliavo tutte e quattro le partite, se si potevano ottenere dei punti bonus, ma in verità non era così. Adesso facciamo 2 piccoli calcoli, perché lo Sparks che c'è qua si è fatto 2 calcoli, perché in pratica, se andiamo a guardare noi sul programma, ci sono ben 8 partite, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partite. Ora noi sappiamo che ogni volta che facciamo un predict ci danno 5 punti, giusto? Quindi abbiamo 75 punti. Ogni predict azzeccato ci danno 50 punti. Quindi, e poi c'è anche la prediction streak.
7,50 più 75, abbiamo detto? Sono 825 punti. Quindi, se indoviniamo tutte le partite, abbiamo 825 punti. Di più, perché ogni... Più lo streak, sì, più lo streak, ovviamente. Più lo streak, perciò arriveresti praticamente, penso, alla ovviamente soglia. Mancheranno, quindi... 175 punti che si dovrebbero ottenere con punti bonus e lo streak, oppure... E i vari quiz e cose varie. Già però ha sbagliato, diciamo, almeno una o due partite. Probabilmente è già raro che troverà che potrà ottenere, secondo me, Jesse. Hanno detto che fra tutte le cose si arriverebbe a più di 1000 punti. Quello l'hanno detto molte volte. Sì, perciò se indoviniamo tutto. Però penso che per un caso come il mio, o anche il tuo, che siamo 0-4, se domani e domani l'altro facciamo delle prediction a modo e ne indoviniamo, metti il 90%, ci siamo. Tra varie domande azzeccate, quelle che ci presentano domani, i vari... Domani scopriremo più cose. Domani, se riusciamo a fare qualche streak e qualche bonus... Allora, oggi la prima partita che c'è stata, che è stata, secondo me, una di quelle partite che io chiamo da finale, è stata SK Gaming contro i Tribe Nord America. È stato un partitone, dato che i Tribe sono partiti come un treno. Poi, a un certo punto, non so che sia successo, c'è stata una pausa e gli SK Gaming hanno iniziato a vincere. Hanno fatto il 2-1 e il 2-2 e poi sono nate le speranze di quella vittoria. Ho detto, oh, guarda che stiamo iniziando bene con i predict, guarda che andiamo a vincere finalmente un predict. E invece poi è successo tutto l'opposto, i Tribe hanno devastato. Ma prima volevo regalarvi una chicca. Andiamo a vedere cosa è successo per come inaugurazione del mondiale. Non è il Bro Talk, ragazzi, non è il Bro Talk. Vediamo. Ah, ok, ci vediamo. Questa qua, ragazzi, è la presentatrice. Comunque, per chi non lo sapesse, sono stati scelti 4 caster e lei invece è la quinta del, diciamo, del cast del mondiale. Ah, ecco, sì, ed sì. È la presentatrice. È bellissima la casa di Brawl Stars. Sì, ma c'è di tutto, Ma... Proprio che fa le sue cose. È stupendo. Io te lo so, beh, vedo dalla live per evitarlo. Vabbè, mostra l'arena. Io me la sono spoilerata ieri. Io l'avevo già vista. Guarda una plexa, guarda. In fondo a destra, ragazzi, si vede la nuova skin di Jesse, cioè una Jesse vivente, una Jesse umana, carne e ossa, che sta andando a posizionare il trofeo con tanto di chiave inglese. Ah, è la sua arma, quella. Sì, sì, è la torretta. Cioè, no, volevo dire la torretta, l'arma. Però. Andiamo a vedere cosa è successo tra Tribe Gaming, che sono loro... Qua, supplementari, e poi nel finale, quando si sono aperti... si è aperta la mappa, sono andati intanto a difendere benissimo i Tribe, perché stavano un attimo subendo l'attacco di SK e poi hanno segnato un bel gol. Vediamo Zulan, ecco, passaggio a Tyrant e Tyrant va di prepotenza con il suo bombardino. Il primo round è stato vinto quindi dai Tribe Gaming, che hanno dominato assolutamente in Foot Brawl. Il secondo round, che io sinceramente pensavo sarebbe andata meglio, diciamo, per gli SK Gaming, che era rapina, se non erro, giusto? Sì, sì, santuario. E anche qui, se non sbaglio, gli SK Gaming hanno subito di brutto un 2-0, giusto? Oltretutto, clamoroso anche Tyrant con Colt, contro Jeton, perché ricordiamo Jeton essere un Colt assurdo, veramente un livello incredibile. Non ha praticamente vinto una lane. È stato tutto ricercato che hanno fatto gli SK Gaming, si sono portati in vantaggio per la prima volta, diciamo, cioè in vantaggio. Hanno fatto il primo punto, diciamo, per poi accorciare le distanze. Poi sono Raffagemo, questa è un'altra bella partita, è stata questa qua, perché c'era Skarix che ha giocato la Lola in un modo pazzesco, ha dominato in quel centro di campo, ha fatto tutto quello che voleva. In più c'era anche Jeton che con Stecca ha fatto... Rico è stato quella cosa in più, veramente. È stato veramente quella cosa in più. E poi se andate su Siege, vediamo il primo, comunque qua sono stati devastati. Tribe Gaming hanno dominato completamente questa Siege. Appena ho visto la prima partita, già ho capito che avevo perso il predict. E hanno dominato sia la prima che il secondo round per fare il 2-0. Questo è il gol di Zulan, sempre poi nei tempi supplementari.
Bello, cioè, a un pelo poteva prendere quella palla Eugenio, penso sta rosicando ancora. Quindi questo è quello che è successo con gli SK Gaming. Passiamo a parlare della seconda partita. Il titolo BKR contro gli Inz. Risultato diverso senza problemi di connessione? Secondo me, come nel calcio, quando qualcuno sta giocando e viene interrotto durante una partita, ad esempio c'è un fallo tattico, si sospende la partita per 5 minuti, i giocatori ne risentono mentalmente. E secondo me questa cosa qua, che i problemi di connessione hanno dovuto rifare, almeno 4 partite hanno rifatto, se non ero qua. Queste qua ne hanno rifatto una quantità impressionante. Più la pausa, perché hanno dovuto sistemare poi il problema della net. C'è stata anche una pausa di 5 minuti poi dopo. Quindi secondo me questa partita ha avuto dei problemi che secondo me hanno condizionato poi il risultato finale. In pratica gli Inz hanno vinto quindi 3-0, stracciando diciamo i Big Up Rocket Sports. Non si sono visti spiccare i Big Up Rocket. C'è stato comunque, tra attenzione e i problemi che ci sono stati poi nello studio con la connessione, quella che è durata di più, ma non per le partite in sé, perché quelle purtroppo per i bunker non sono durate molto, ma proprio per i problemi tecnici. Sì. Invece la prossima è una partita che è durata poco, proprio per le partite. La prossima partita è quella dei Queen A contro i Trick of China. Tra l'altro la partita Queen A contro i Trick of China è stata giocata dalle rispettive case. Non si sono presentati, ma hanno giocato direttamente da casa. I Trick of China in pratica sì, hanno perso 3-0, ma in verità hanno perso proprio ogni singolo round, quindi 2-0, 2-0, 2-0 per un totale di 3-0, se non sbaglio. Quindi proprio, in pratica si sono arrivati al mondiale, hanno avuto questo l'onore di poter partecipare al mondiale di Brawl Stars, ma hanno trovato quello che cercavano, cioè magari vincere almeno una partita. Comunque hanno, diciamo, sono il classico esempio dell'importante non è vincere, ma è partecipare. Sono goduti questa esperienza. Già partecipare al guarda mondiale, come flexa, arrivare, guarda. No, nei team qualificati, tanta roba. Poi ovviamente al mondiale te la giochi, nel senso chi ti tocca lo affronti, sì, e va come deve andare. L'abbinamento lo vedi, ti prepari il più che puoi, ma ormai quando sei lì, quel che puoi fare lo fai. È impossibile quasi predictare le partite. Cioè, uno non si aspetta quello che succede, una cosa del genere. Eppure è successa. Io, ad esempio, ho detto, beh, non vale per i TOC. Quindi, sai, gli SK Gaming, uno si aspettava la vittoria, invece ha perso. Invece i TOC, uno si aspetta che perde e ha perso, invece. Quindi, e per assurdo, ragazzi, i TOC, quando torneranno a casa, diranno, noi abbiamo fatto lo stesso percorso degli SK. Navi battono i Tribe Europa. Ah, proprio. Sono da finale. L'ultima partita è stata proprio, quindi, quella che c'è stata tra Navi, che giocavano quindi dalla Russia, quindi non erano presenti nel palcoscenico, nello studio di questi mondiali, e i Tribe Gaming. E ovviamente nei Tribe Gaming ci sono nomi come Tom, come Spen. E Rage. Secondo me, ragazzi, Mortis va bannato al mondiale. Cioè, cioè era qualcosa di illegale vedere Mortis. In questa partita ho visto Mortis devastante. Non so tu come caster, come hai vissuto questa situazione. No, Mortis è sempre OP. Calcola che a cose normali, anche in SL, Mortis lo vedi su Siege quasi tutte le volte. Questa partita è stata molto interessante, credo sia stata una delle partite, non so cosa ne pensano, lo chiediamo pure a Dani, una delle partite più interessanti della prima giornata del mondiale, secondo me, perché si sono viste due squadre affrontarsi a pari livello e soprattutto si sono viste giocate pazzesche, secondo me. Un altro soprattutto che voglio aggiungere, io non conoscevo bene i Navi, conoscevo i Tribe Europa. Ora che l'ho visto giocare, per me, a livello mio, sono la rivelazione di questo mondiale. Secondo me potrebbero fare tanto in questo mondiale. Poi vediamo come ovviamente affronteranno anche le altre partite. Magari è stato un caso oggi che erano gasati e poi domani perdono tutte, per dire. No, dopodomani, anzi. Giusto, è così. Sono molto in forma. È già un mese abbondante che hanno raggiunto questo livello e continuano a tenerlo. Non è una coincidenza, diciamo. Quasi vedo un replay di questo round. Cioè, abbiamo visto un Frank che poi è stato bellissimo. Qua non si vedono le giocate di Drage con Mortis, ma è stato interessante. Questa, se non sbaglio, l'hanno persa. Mi pare che poi è stato messo alle spalle al muro qua a Spenne, l'hanno killato, sì. Le ricercati? Sì. Come è finita ricercati? Le ricercati l'hanno vinta Tribe. Dopo l'hanno vinte tutte Navi di fila. Tutte equilibratissime. E poi a un certo punto è arrivato tipo il devasto. Però comunque sono state tutte partite equilibrate. Ad esempio su ricercati se la sono giocati bene sia i Tribe che i Navi. Quindi ricercati è stata l'unica in pratica che hanno vinto Tribe. Io ero felicissimo. Ho detto, ah, finalmente qualcosa che posso vincere. Un altro predict. E qui hanno fatto, se non sbaglio, giocate pazzesche i Navi. Per quanto ho visto io, non hanno lasciato giocare per niente i Tribe in questo, sulla mappa di football. Primo match vinto dai Tribe, infatti sì, si pensava già, no, che andassero verso un ipotetico 2-0. Invece poi i Tribe hanno tolto
Spike da questa comp e hanno mantenuto Byron e Meg, da lì tutte perse. Perché dall'altra parte Navi hanno mantenuto tutte le partite la stessa comp, ovvero Frank, Mortis e Buzz, e non riuscivano a buttarli giù, proprio matematicamente con i danni che avevano non ce l'hanno fatta. Hanno Frank, messo la seconda partita, proprio entra con tutta la palla in porta, sono tranquillo. Seconda partita Ambra, e hanno perso perché c'era Jason con Mortis che ha fatto quello che gli pare, proprio andava, girava e killava. Guarda, in questo caso, guarda l'azione qua che stiamo per vedere. Qua Jason parte, va sul Byron, intelligente. Poi tanto si carica le ulti, riesce ad andare anche su Meg. Gli toglie il robot, da lì è fatta. Sì. Vinta. Su Dominio, sinceramente, pensavo, proprio in questa modalità, ho detto, ah, su Dominio, secondo me i Tribe possono fare qualcosa. Invece, ancora una volta, mi hanno sorpreso i Navi. Uno, in questo round, c'è stata una PAM, ragazzi. Non è mai morto, immortale, Jason. Cioè è entrato Jason in campo, si è messo al centro, non l'hanno buttato giù una volta, cioè non ha avuto, cioè una volta non, è una cosa assurda. Su Dominio, vabbè, Navi sono molto forti. L'ultima è stata Raffa Gem, e sì, qua ci abbiamo creduto un po', forse. Lì sono state tutte partite combattute, perché poi alla fine, aspetta, giocavano quasi sempre le stesse comp. Tutto il team Navi ha giocato molto meglio, sì, su Raffa Gem, ora che la stiamo analizzando, ma in generale a parità di comp i Navi giocavano meglio, ma perché l'hanno giocato tutto l'anno. Ci saranno Navi contro i Quinnei, che secondo me, ora spero di non cuffarla, io punterò sicuramente tutto sui Navi. Tribe Gaming Ints, a sto punto, è se difficile, giocano ancora come oggi, potrebbero secondo me portarsi a casa ancora una volta i Tribe Gaming la vittoria. Se giocano come oggi, anche gli Ints hanno giocato bene, però non sono riuscito a valutarli per bene per via di tutti quei casini che sono successi con le connessioni, sì, e tutto. Predict giornata 2 mondiale. Le sua memoria. Eccoci qua. Allora, andiamo direttamente noi a farli ora insieme. Poi ovviamente, vai, vi ricordo, se voi volete seguire questi predict, fatelo. Significa che vincerete, non dovete dire... Ah, non ne capisci niente, è sbagliato tutto. Non è questo qua, perché comunque, come ripeto, non è facile indovinare una partita, perché non sempre la squadra più forte, diciamo, sulla carta è la vincitrice. Quindi non si può mai trovare, cioè non si può mai sapere chi sarà il vincitore. A vostro rischio, potete seguire i miei predict su consiglio anche di Player D. I Totem contro i Tig. Io ovviamente voto assolutamente i Totem. Uno anche per coerenza, perché ho detto che secondo me il mondiale lo potrebbero vincere loro. Io voterò sempre i Totem fin quando magari non sbaglierò. Quindi fin quando c'è l'opportunità di votare per i Totem, voterò i Totem. Poi abbiamo STMN Esports contro i Team Flash. Per quanto non ho capito io oggi, gli Stamina, quindi gli STMN Esports sono quelli favoriti. Quindi andiamo allora sugli Stamina. Quindi sarebbe questa qua. Gli AQM, quindi gli SC Milan Clash contro i Nova. Nova. Questa è la partita che sarà la più contesa di domani, perché nessuno ha la certezza su chi potrà vincere. I Clash li conosciamo tutti, sono fortissimi. Dall'altra parte questi Nova tutti dicono che sono pericolosi, perché sono, sì, veramente forti. Andiamo sempre sui Clash pure noi, ma solo perché sì, Milan, quando c'è il Milan in mezzo io vado per, sì, Clash. Tipo Juve. E poi abbiamo Aphelion Esports contro i Z Division. Piccola curiosità, sono state fatte, diciamo, proprio le scommesse, no, con tutti i team, e il team favorito su tutti sono loro. Quindi i Z Division sono il team favorito di questa competizione del mondiale 2021 di Brawl Stars. E io che nemmeno li conoscevo, essere, inizialmente. Puntiamo anche noi, ragazzi, sui Z. Quindi se volete farlo anche voi, fatelo. Questi qua sono i miei pronostici del giorno 2. Detto questo, ragazzi, io penso che non dobbiamo dire più nulla su questa prima giornata. Domani alle 10, al solito, c'è la live. Credo sia sempre nel canale Twitch di Ferre, se non sbaglio. Passate anche da Dani e da Player D nel canale. Ringrazio Sparks per l'invito. E niente, vi ringrazio per essere stati qua a vedere questo riepilogo del mondiale. Molto carino. E io vi aspetto domani da Ferre. Io, sapete, sono sempre qua. E poi ovviamente dopo Ferre, riepilogo della seconda giornata, scusa. Sì, sì, è ovvio, tanto domani non sarò distrutto ancora di più, no? Ciao a tutti, raga. Ciao, grazie Dani.